Picciotti, una visuale spettacolare qui, Zenzero Lomone a Troina, Picciotti. Ho trovato un grandissimo, diciamo, amico che mi segue e cerca di spiegarmi la storia più o meno di Troina. Può delucidarmi la situazione? Come si chiama intanto lei? Io mi chiamo Tony Mare. Toni Mare, è calido, è originario, come ho capito, Anche se abito fuori. di Catania, però viene spesso a Non Troina. sono di Troina, ma abito a Catania. Però diciamo sarà tutta la storia. Com'è la situazione? Ho visto che c'è. Esatto. Com'è? Se lei riprende l'argo medaglia d'oro, c'è. Un attimo, allora noi riprendiamo sta cosa, giusto? Sì. Se Largo, lei, non so se. Le stavo spiegando. mi dica. Praticamente ora proprio ricorre l'anniversario de dello sbarco in Sicilia degli alleati, no? Sì. E a Troina, praticamente nel luglio del 1943, c'è stata una battaglia famosissima che si chiama la Battaglia dei 5 giorni. Infatti, Troina è stata insignita a medaglia d'oro dal presidente della Repubblica Napoletano proprio per questa cosa. Addirittura, Sì, perché visto? praticamente Troina è stata vittima, cioè, degli attacchi alleato, perché siccome Troina, come lei lo vede, lei pensi ora, per esempio, nel 1943, tutto quello che lei vede qua non c'era. Quindi siccome gli alleati venivano da Nicosia, verso Addirittura. Troina, per conquistare Troina, lei pensi, guarda, le vede tutte queste case che ci Sì. sono? All'epoca non ce n'era neanche una, quindi anche un militare che spuntava, perché loro venivano da Nicosia, e Nicosia è da quella Da parte, quella parte, sì. verso Gerate, Gerate, giusto? sì. Quindi che succede? Loro venivano, quindi ogni militare che arrivava qua, loro lo colpivano. Lei Da deve qualche. pensare che 5 mitragliatrici qua hanno tenuto testa a un esercito immenso. Addirittura, addirittura, Deve beh. pensare che loro poi, non so se c'era un generale che si chiama il generale Patton americano, che si era fissato che voleva prendere questo paese. Perché è stata importante questa guerra? Perché in poche parole, siccome era, lei sa meglio di me, che i tedeschi si stavano ritirando, Sì, certo. quindi dovevano passare praticamente lo stretto di Messina. Siccome questo si chiama è l'ultimo baluardo dopo per andare a A Messina. Messina. La vecchia strada parliamo, Sì. ovviamente. Quindi loro che hanno fatto? Sbarrandoli i tedeschi qua, quindi lei deve pensare, 15 soldati per portare un esempio contro 100.000 soldati, e non riuscivano perché? Perché era una posizione strategica. Strategia, certo. Quindi lei deve pensare a loro che hanno fatto poi, dopo 5 giorni che non ne potevano più, hanno fatto diciamo, un attacco aereo e hanno distrutto tutto il paese. Sono morti 111 civili.